Bentrovati, siamo a Cervarezza Terme, oggi è sabato mattina, una bella giornata di sole, presente il sindaco di Ventasio Antonio Manari, Stefano di Ripuliamoci Reggio Emilia. Stefano, che cosa state realizzando qua a Cervarezza? Allora, oggi siamo intervenuti, grazie alla richiesta del sindaco, siamo intervenuti con un piccolo numero di volontari da Reggio Emilia perché insomma, la distanza purtroppo non ci ha aiutato, però per fortuna abbiamo avuto risposta dalla popolazione. Siamo comunque una decina di persone, siamo già indaffarati da questa mattina presto a fare le pulizie, siamo intervenuti molto volentieri perché comunque è un messaggio che va lanciato in tutta la provincia a 360 gradi. Purtroppo il problema dei rifiuti è un problema che è per tutti, non c'è nessuno escluso. Oggi ho approfittato per venire qui per consegnare la nostra maglietta al sindaco ufficialmente, per suggellare il nostro inizio di rapporto, diciamo, con questa zona che per noi è nuova. Quindi oggi abbiamo iniziato ed è solo la prima volta. Quindi un appello a tutta la cittadinanza per proseguire questo messaggio di sensibilizzazione e di anche di dare una mano ad aumentare il livello del senso civico. Questo è molto Perfetto, importante. Stefano. Sindaco, allora una Cervarezza sempre più bella e accogliente. Sì, certo. Io colgo l'occasione per ringraziare Stefano e la sua associazione Ripuliamoci di Reggio Emilia per l'enorme disponibilità che hanno dimostrato e stanno lavorando in questo argine che avevamo provveduto a pulire come comune, ma dove erano rimaste, pulire dalle sterpaglie intendo, ma dove erano rimaste molti rifiuti da asportare, cosa che è stata fatta oggi. Io non posso far altro che ringraziare, credo che manterremo i contatti con l'associazione che ha degli scopi assolutamente condivisibili, soprattutto di tipo educazionale, perché poi i rifiuti non nascono come i funghi, ma vengono Vengono lasciati o gettati. Perfetto, buttati. Esatto. quindi aumentiamo il senso civico e grazie ancora e alle prossime. Bene, grazie a voi. Grazie.